L'arte culinaria più suggestiva, la tradizione e la genialità italiana. In cucina è tempo di convivialità all'aria aperta. È tempo di Cook Academy Estate. Il modo migliore per scoprire i segreti dei grandi chef e della grande cucina è assistere alle preparazioni dei piatti, alla realizzazione di un intero menù. Direttamente dalle mani degli esperti, le perle di gusto. Ecco il consueto e più atteso appuntamento sull'anello delle corse notturne di Trotto, Cuochi in Pista. Benvenuto chef. Ciao Claudia. Allora, un menù davvero particolare, una serata che vede protagonista il pesce, e partiamo subito con un antipasto. Di cosa si tratta? È un antipasto di pesce spada. Per esempio, la novità che abbiamo cercato di inserire è stata quella di metterci una piccola percentuale di lardo di mora romagnola. Perché questo? Perché comunque, diciamo, il lardo è abbastanza neutro, gustoso, saporito, perché ovviamente si mette sotto sale e dà a dare un condimento particolare a questo pesce spada, che ovviamente è appena aggiunto con un po' di rosmarino, un po' di profumi vari, e che dà un po', diciamo, la sembianza di un hamburger. Lo abbiamo arricchito con un'insalatina di fagiolini e taccoli, che sono verdure del momento, un'idea di cipolla che riprende un attimo l'hamburger che c'è, dei germogli di porro e il pomodoro fresco che fa luce all'estate. In questo caso abbiamo già preparato la nostra tartare di pesce spada, che non è altro che un 10% di lardo di mora romagnola passata a tritacarna, e del pesce spada tagliato come vuole la tradizione al coltello. Noi sappiamo che se la carne va passata in tritacarna la surriscalda, quindi perde, diciamo, un po' la sua qualità. Mettiamo appena un po' di sale sotto. Il pesce spada, come tanti altri pesci, tipo il tonno, tipo la ricciola, sono pesci di grossa stazza, quindi se noi andiamo a prolungare la cottura, lo andiamo ad asciugare dei suoi gusti, delle sue sostanze nutritive. Quindi, diciamo, cercheremo a fine cottura che sia all'interno quel gusto morbido, come se fosse una carne a sangue. Adesso facciamo bruschettare. Intanto possiamo già iniziare a completare il piatto mentre questo cuoce. Arriviamo al momento della decorazione. Quanto sono importanti anche i colori nella cucina di Silver Succi? I piatti che andiamo a creare sono sempre i piatti che vogliamo che tutti i componenti che sono nel piatto che stiano bene insieme. Non guardo mai l'estetica. Guarda, in questo caso mettiamo un po' questa crema di cipolla fatta con cipolla, olio e viene frullata. Aggiungiamo quelle verdure, taccole e fagioline che abbiamo già condito con un po' di erbette aromatiche, olio e sale, basta. Ci va una grandissima attenzione, diciamo, da parte del cuoco, dello chef, creare degli abbinamenti che a casa, diciamo, familiarmente non si possono fare, perché non hai tantissime disponibilità di livello di tempo, di spesa, di poterla fare. In questo caso la nostra è semplice: c'è il pomodoro, c'è il fagiolino, c'è l'hamburger, che adesso è già pronto questo qui. In tutti quanti i piatti deve essere sempre una nota di contrasto. Qui abbiamo la freschezza dell'ingrediente di stagione, la grassezza che in parte è aiutato dal lardo di mora romagnola, e qui abbiamo una parte croccante che in bocca sviluppa, diciamo, un gioco di consistenze, è quello che ci permette a creare, diciamo, un piatto vivo. Ed ecco giunti al tocco finale. Un goccio di olio ed è pronto il nostro antipasto, hamburger di pesce spada e lardo di mora romagnola, con insalata di fagiolini, salsa alla cipolla e pomodorini vesuviani. Buon appetito! E la cucina sotto le stelle propone il primo piatto dalla maestria, dalla rielaborazione della tradizione romagnola. Lo chef Silver Succi ci propone un passatello. Mi sono chiesto perché non proporre il passatello in versione un po' diversa. Noi siamo abituati a mangiare il passatello in brodo, perché comunque è un piatto della tradizione natalizia. In questo caso lo proponiamo sempre in un guazzetto di pesce, che in questa volta abbiamo preso zucchine, gamberi, mazzancolle, scampi, con l'aggiunta, diciamo, di due piccole particolarità. Uno può essere lo zenzero, che va a sostituire un pochettino il peperoncino, dà comunque quella nota leggermente piccante ma profumata, e il lime, che dà quella nota, diciamo, di freschezza estiva. In questo caso abbiamo messo di verde della zucchine, aggiungiamo un po' di gamberi e un po' di scampi,
pizzico di sale, una girata così appena appena, come abbiamo fatto anche prima, una rovatura che gli dà un po' di carattere, non è una cosa bollita, ma il discorso, diciamo, di carettare, cercare di caramellare, diciamo, un attimo gli zuccheri, diciamo, che agli alimenti gli danno un gusto particolare, diciamo, al piatto. Fatto questo, bagniamo con del brodo di pesce. L'utilizzo della carapace è importante in cucina per dare quel tocco in più, cosa che magari noi a casa solitamente non facciamo, ma è un passaggio importante. La cucina, diciamo, importante è il passaggio, diciamo, dei fondi in generale, che sia fondo di carne, che sia fondo di pesce. L'ingrediente finale, che in questo caso abbiamo zenzero e lime, se noi avessimo usato il pomodoro oppure del fondo di pesce abbastanza forte, andremo a nascondere, diciamo, il principale, che in questo caso è lo zenzero e il lime. Lei cucina spesso in compagnia di una persona particolare che è sua moglie. Chi è? Sì, diciamo che è un po', diciamo, la mia ispiratrice. È la mia sua ispiratrice, musa, la sua mia musa, ispiratrice, diciamo, che comunque è romantica, mi piace. No, ma il fatto, diciamo, di avere poi insieme una compagna che comunque adora le cose che in questo caso, diciamo, il mio lavoro è la cucina, quindi c'è una persona a fianco che ama il tuo stesso mestiere, qualsiasi mestiere sia, diciamo, ti ispira maggiore soddisfazione. Quindi, diciamo, proviamo, riparliamo a casa, abbiamo in campagna, quindi, diciamo, tutto, diciamo, riprende, diciamo, quello che è la cucina finale. In questo caso, guarda, ho già messo i fiori di zucca, ne metto un altro pochettino, aggiungo lo zenzero per mantecarlo, un po' di parmigiano, anche se comunque il passatello è fatto prevalentemente con parmigiano e pane grattugiato, però il parmigiano ci serve un attimo per legare, per condimento, un goccio di olio. E poi gli ingredienti ci sono tutti quanti: spicchio di aglio, zucchina, fiori di zucca, crostaceo, lime, e il lime lo mettiamo alla fine. Questo è già pronto. Il passatello che abbiamo messo qui lo facciamo un attimo covar, diciamo, nel suo sughetto, perché alla fine, diciamo, si impregna dei gusti, dei sapori che gli abbiamo messo. Adesso questo è pronto e andiamo a impiattarlo. E questa è la dimostrazione che anche il passatello può essere romantico. Trancio di ombrina, agli aromi, su melanzana, peperoni al forno e mediterranea bianca. Ci vuol raccontare questo piatto, chef? L'ombrina è un pesce, pur essendo anche di questa una grossa pesatura nel nostro mare, questo vuol dire un pesce, diciamo, di meno di 2-3 kg e viene solamente aromatizzato con rosmarino, timo e un po' di pane leggermente profumato. Qualsiasi piatto che si va a creare, se è l'equilibrio giusto, il piatto è fatto bene. Se, diciamo, metterei troppo rosmarino, troppo timo, troppo sale, ovviamente il piatto non è quello che vorrei dargli. Procediamo con il nostro piatto. L'ombrina sta già bruschettando, non troppo velocemente, diciamo, da una parte e dall'altra. Va prima bruschettata esternamente, così che, diciamo, tutte le sue proprietà rimangono all'interno. E dopo il problema, diciamo, di questi pesci qui, come era anche per le pesce spade, è cercare di mantenerli comunque rosa all'interno e morbidi, perché il pesce più è grosso e più non va cotto. Il pesce più è grosso, ma deve essere comunque rimanere, diciamo, quella morbidezza interna, che se gliela andiamo a togliere diventa un pesce asciutto e stopposo. Diciamo, questo qui è già abbastanza bruschettato, lo mettiamo in forno per 7-8 minuti. Nell'attesa che questo vada in forno, noi ci siamo già preparate le nostre melanzane. Queste sono un po' ossidate, ma le condiamo bene con un po' di olio. Noi, per mantenerle un po' più vive, un po' più bianche, le faccio al microonde. Microonde coperte con un foglio di carta trasparente, condite con un po' di timo, uno spicchio di aglio, un goccio di acqua, rimangono molto belle, bianche e succose. Abbiamo messo la base del nostro piatto, andiamo a prendere l'ombrina che è già passata in forno, lo adagiamo sopra qui, quindi questa è già cotta, e poi andiamo a condirla con i nostri ingredienti che abbiamo già preparato prima. Il peperone viene bruschettato o in forno a 250 gradi per qualche minuto, così che, diciamo, la pelle si alza e viene via, oppure, se vogliamo dargli una nota aromatica di fumo, la mettiamo direttamente sul fornello. Il fornello fa quella pelle nera che poi passate, diciamo, sotto il vento, viene via tutto quanto, ma si cuoce comunque. Questo è condito con un po' di olio e un po' di sale. Anche qui abbiamo i gusti e i sapori, diciamo, dell'estate, il peperone è di stagione, la melanzana anche, capro di Pantelleria, olive leggermente condite con un po' di limone, il limone perché gli dà leggermente una nota acidula al piatto, e un goccio di olio per condire. Se c'è qualcosa che possiamo amare noi italiani è senz'altro la pasta, e la pasta fresca all'uovo tirata al mattarello è la vera allegria in cucina. Celebriamo l'estate con una bella proposta, Sole Mare Tagliatella.
Bentrovati qui al Bagno Dolce Vita con Cook Academy e con le tagliatelle. Non solo mare, sole, sabbia e acqua, secchiello e paletta, ma questa volta abbiamo farina e mattarello. Come fare una perfetta pasta all'uovo? Gli ingredienti sono due, sono molto semplici, farina e uova. Generalmente dai 90 ai 100 grammi di farina un uovo. L'uovo a seconda se è più o meno grande, che può essere dai 50 a 60 grammi. Non è solo farina zero, ma c'è una piccola aggiunta di semola. Qui abbiamo già una farina miscelata. Disponiamo la nostra farina fontana. Rompiamo le uova, incorporando dall'interno la farina, cercando di raccogliere. Lavoriamo con la forchetta fino a che abbiamo l'impasto molto morbido. Una volta che comincia a essere più compatto, possiamo passare a lavorarlo direttamente con le mani. Si raccoglie e si lavora fino a che diventa bella liscia. Cosa importantissima, prima di tirarla, di lavorare di mattarello e di olio di gomito, bisogna farla riposare, avvolta in una busta di plastica o anche con della pellicola o semplicemente con una ciotola rovesciata sopra. È sufficiente una mezz'ora. Le prime volte è meglio fare una pasta molto morbida, perché se rimane dura è più difficile poi lavorarla al mattarello. Cosa importante, dall'esterno cercare di raccogliere e verso l'interno. E quando la pasta comincia a essere di questa consistenza, direi che è pronta e quindi si fa riposare. Un accorgimento in più: quando dobbiamo fare della pasta ripiena, generalmente si aggiunge sempre uno o due cucchiaini d'olio, perché aggiungendo un pochettino di grasso, un olio, riusciamo a tirare la pasta molto molto sottile. Col mattarello si schiaccia la pasta dal centro verso l'esterno e dobbiamo tirarla finché riusciamo ad assottigliarla molto sottile. Questa operazione può durare diversi minuti a seconda del formato della pasta, l'impasto e anche a seconda della forza che noi abbiamo. Non bisogna esagerare a spingere sul polso, ma è un lavoro anche di spalle che viene fatto. Una volta tirata la pasta, a seconda del formato si può tagliare tagliatella, tagliolino. Qui facciamo una tagliatella e se allarghiamo leggermente diventa una pappardella. Essendo alle prime armi, diciamo che tendo a fare la pappardella, perché vuole essere anche più spessa, che è più semplice. Però come prima volta direi che sono stati più che bravi, oltretutto stranieri, quindi hanno fatto tantissimo, sono stati bravissimi. Si arrotola la pasta dai due lati, girandola dalla parte sopra e sotto, e poi con il coltello si vanno a tagliare, cercando di mantenere ogni volta che si taglia lo stesso formato e cercando di non allargarla troppo, perché poi mettendo il coltello sotto riusciamo ad allargarla a fare il nido. Importante, una volta che le mettiamo o su un vassoio di cartone o se avete dei teli, una volta si usava il panno di cotone, il panno di juta che andava benissimo, oppure cospargendo con un po' di farina di semola. Si fa leggermente asciugare, ma si può anche cuocere immediatamente in diretta. Com'è impastare la tagliatella? Beh, io la faccio anche a casa, perciò per me è un passatempo. Per lei? Allora, per me è la prima volta che la tiro col mattarello, sono abituato a farla con la macchina, però è semplicissimo, una volta che uno prende un po' la voglia di farlo, penso che si può fare. E qual è la sua proposta? Allora, la mia proposta oggi era un'altra, no? Era quella di preparare anche il condimento di queste tagliatelle, dato che io di origine sono calabrese, mi ero fatto arrivare velocemente degli ingredienti proprio da Crotone: l'anduglia, il capecollo e il pecorino e il vino di Cirò. Re indiscusso delle ricette della tradizione e oggi delle ricette innovative è il prodotto che nasce dalla cura e dall'esaltazione delle cose buone, l'eccellenza tutelata dal presidio Slow Food. Siamo l'azienda agricola Martini, sita a Galeata, nell'Appennino Tosco Emiliano, e siamo didatti a produrre carne e innanzitutto carne di bovina romagnola, che è un presidio Slow Food. Questa sera siamo qui per valorizzare un secondo prodotto che è ugualmente molto succulento e molto gustoso, però un po' meno conosciuto.
ed è la pancia di bovino romagnola. Col panciotto dell'azienda agricola Martini abbiamo preparato uno strozzaprete con zucchine, zenzero e pomodoretto fresco. Partiamo dallo strozzaprete, il classico strozzaprete di acqua e farina fatto dalle nostre nonne che non sbagliamo mai. Siamo alla salsa. La salsa è il nostro panciotto che ci fornisce l'azienda agricola Martini, quindi viene fatto un soffritto di cipollotto fresco, messo il nostro panciotto a stufare e lo bagniamo con del vino bianco, dopodiché lasciamo in cottura con del liquido, quindi brodo vegetale, per un paio d'ore. Affinché viene cotto, quando si raffredda e viene sfilacciato tipo carne bollita, diciamo. Dopodiché viene legata con una salsa di cottura che è un fondo di vino rosso. Andiamo ad accompagnare questo, diciamo, ragù con delle zucchine saltate in padella con dell'olio, aglio e sale e pepe e dello zenzero fatto grattugiato con la buccia e preso il succo, quindi fatto con due cucchiai spremuto e messo in essenza sopra, saltato con un pochino di formaggio, olio e chi vuole azzardare anche olio a peperoncino. Mantechiamo il piatto e buon appetito! Cucina nella quale procede questa esplosione di sapori, di gusto, di emozioni. Con Silver Succi siamo giunti alla presentazione del dolce, del dessert. Con quale titolo? Il dolce, diciamo, è una rivisitazione, diciamo, di un dolce classico, ananas, biscotto, cioccolato e gelato a fior di latte. Qui abbiamo lo Strozen, che è un biscotto fatto con uguale quantità di farina di mandorle, burro, che assomiglia un po' alla pasta frolla, però è una pasta frolla già tutto quanta rotta. L'ananas, che abbiamo detto prima, è a quadrettini con zucchero di canna, limone e poi viene un attimo chiuso nel secondo sottovuoto. Per osmosi lei assorbe lo zucchero e dà il sapore, diciamo, all'ananas al liquido che poi è in uscita. Lo mettiamo abbastanza di liquido perché alla fine deve dare bagnare il biscotto dentro. Qui abbiamo una bella valanga di cremoso al cioccolato con un cucchiaio caldo. C'è un segreto per fare il ricciolo così, che è quello di bagnare il cucchiaino nell'acqua calda. Ecco. Fatto quello, passiamo al gelato. E la foglia di menta. È un gelato dedicato al Cesena, Cesena in Serie A, dedicato al Cesena, bianco e nero. Grazie a Silvia Succi, la dedica al nostro Cesena. Una grande vittoria anche per Cuochi in Pista, seconda edizione di successo. Cosa significa per lei una buona cucina italiana? Ma io sono un amante della cucina, un pochino si vede ormai. E sì, la cucina è fondamentale, sarebbe uno dei punti di forza dell'Italia. L'Italia ha tanti punti di forza, esportiamo la cucina in tutto il mondo e questa è una regione fantastica per mangiare. Quale esperienza a fianco di un vincitore, una vittoria anche sui fornelli? Gli chiedevo adesso, lui non ha fiatone, lui ha il cavallo, ha il fiatone. Diciamo, sicuramente molta tecnica ci vuole per poter guidare, diciamo, questi cavalli. Manifestazione bellissima, è la prima volta che partecipavo, ringrazio a voi e grazie anche a un campione che... Campione, esageriamo, insomma. Campioni sui fornelli e campioni coi cavalli, Cook Academy Estate vi dà l'appuntamento alla prossima puntata.